inalberarsi così se non lo conosceva. Ma se continuamente il nome erano persone, De Cristina, inserirlo. No, stiamo parlando di Lucchese Giuseppe. Lei ha detto non lo conosce. Non lo conosco. E quindi non può dire queste persone, perché non sa chi era Lucchese Giuseppe. Non solo che non lo conosco, ma non è un nome che esiste nella nostra borgata. Diventa una catena. Non esiste nella nostra borgata questo nome, Lucchese, Puccio, non esistono. Era un nipote di Tommaso, è un nipote di Tommaso Spadaro. Tommaso Spadaro non lo conosce? Non lo conosco. L'ho visto sui giornali, ho visto la fotografia e tutto quanto qui. In effetti, a conferma che lei potrebbe non essere a conoscenza di determinate cose o comunque portato a una azione diretta, vi sarebbe il fatto che le uniche donne presenti ai funerali di Bontade erano la moglie di Greco Michele e la moglie di Tommaso Spadaro, compare del Bontade. Lei conferma questa circostanza? No, affatto. Che sua moglie è andata ai funerali di Bontade? No, affatto. No. Non è vero allora? No, non esiste. E che motivo aveva di non andarci sua moglie ai funerali di Bontade? Ma di solito mia moglie non va ai funerali perché si impressiona. Di solito, sempre è stata così. Ok. Io l'avevo preso come un elemento a suo favore, sotto un certo punto. No, siccome io sono... Invece è stato smentito da lei dicendo che non va ai funerali. La verità è quella. Affatto. Non è andata. Allora, quindi lei ha detto di non avere conosciuto il Salamone Antonino? No. Quindi tutto quello che riguarda i suoi rapporti col Salamone e tutte quelle cose riferite da Buscetta che avrebbe saputo da Salamone, non possiamo naturalmente ritenerle, nemmeno contestargliele, perché lei nega la conoscenza col Salamone. Non lo conosco, no. L'ho visto qui, naturalmente, come imputato. Come... Lei si è mai vantato di aver indotto i capi mandamento a girare disarmati? Come? La fonte, signor consigliere, la fonte vorremmo sapere. La fonte è Tommaso Buscetta. Ecco. Se c'è una relazione in radice è inutile che ci immoriamo sul particolare. No, c'è anche una prospettazione per quanto riguarda la sua figura da parte di questa stessa fonte, secondo cui lei non avesse un potere effettivo, ma fosse dominato da uno strapotere di un'altra corrente o di un'altra famiglia e quindi viene descritto come una figura scialba che si fa onorifica, secondo il termine esatto di quel che non fa che ratificare e dare e decretare cose già decise o addirittura attuate precedentemente da altri, e questo sarebbe in un certo senso d'accordo con quello che dice lei, che, o con quello che viene riferito, come che lei ha detto, che cioè di tante cose poteva non saperne niente. Su questa posizione lei come si innesta? Ma innanzitutto io le dico questo: io non conosco queste persone, non ho mai conosciuto queste persone che mi si associano. Non riesco a capire questo significato di cupola, non riesco a capire cosa significa capo mandamento, non riesco a capire cosa significa famiglia, che contorno parla di famiglia. Io queste cose non le riesco a capire, non posso leggere alla fantasia di questa gente, no, non sono io all'altezza di poter penetrare la fantasia di questa gente. Io sconosco tutte queste cose. Io mi sono interessato nella vita sempre di me stesso e non degli altri. Mi sono interessato di me stesso, della mia famiglia e del mio lavoro. Questa è stata la mia vita. Una vita sana, una vita ordinata sia da scapolo e sia da sposato.
una vita di lavoro e senza nessuna ambizione di nessunissima cosa. Senta, lei lo sa che risulta agli atti che c'era una proposta di Badalamenti di far sparire per ritorsione alle uccisioni dei parenti di, appunto, di Badalamenti di Buscetta suo figlio Giuseppe, e che c'è stata la netta opposizione di Buscetta a questa azione che gli sembrava una vigliaccata? Ma io non conosco Badalamenti. Dico, voglio, la domanda è questa, sa che c'è questo elemento agli atti? Ma Badalamenti, io non lo conosco, lui naturalmente non conosce me, non conosce nemmeno mio figlio. Quindi, allora, come che cosa può io fare? Posso dire a queste pazzie, a queste infame, a queste calunnie di Buscetta? Che cosa io posso rispondere, signor Giudice, signor Giudice? Ma questa non mi pare in effetti una calunnia, mi pare che Buscetta in questa situazione sia intervenuto per non avallando un'azione che gli sembrava disonorevole. Questo grande signore è un signore scrupoloso. Per bene, questo ovviamente. Esatto. Poi per tutti gli altri lei può avere ragione di lamentarsi, ma sul piano umano, ma dico su questo non mi pare che sia giustificato. Come? Devo ringraziare questo. Ha fatto arrestare il figlio, ma è da 3 anni che sta detenuto. Senta, l'avvocato mi deve scusare, perché poi può darsi che io lo dimentico. C'è un periodo di Natale, è Natale del 1982. Dove io sono imputato, ma chissà di quante cose. Io devo fare presente a questa Corte che io proprio per Natale del 1982 ero solo in montagna. Dico solo in montagna, in una casetta diroccata, un po' diroccata, ed ho passato il Natale lì. E poi mi venne l'idea di scrivere nel muro col carbone, perché non avevo altri mezzi, col carbone che faceva il fuoco, che faceva un freddo inverosimile. Col carbone ho scritto Natale 1982 e credo che sotto c'è MG. Ed ho passato il Natale in quella casetta. L'ho fatto presente al giudice Falcone, dice andiamo a vedere. Ora io lo chiedo a questa Corte di concedermi questa grazia, andare a vedere questa data lì. Che? Ma lei deve dirci dove è la villa prima. Dove è la casa? Dove è la casa? In montagna. Andremo in montagna. Montagne ce ne sono tante. In montagna. Montagna dov'è? Giaculli? Non so come si chiama questa. Vicino Giaculli? No, ma che vicino... Madonie, sulle Madonie. Vicino... Se non è in grado di indicarlo, vicino difficile che la Corte ci possa andare. Vicino Monte Maggiore, da quelle parti. Monte Maggiore è bel sito. Sì. Senta, la Roccapietro con la sua Mercedes che cosa ci faceva a Caltanissetta? Come? La Roccapietro. Sì. È stato arrestato mentre guidava la Mercedes intestata a suo nome e si trovava a Caltanissetta. Se lei sa che cosa... Ma una cosa semplicissima. Durante il processo di Caltanissetta noi avevamo un avvocato di Roma, un certo Rufino, mi pare, se non è. Se non che un giorno telefonò a casa mia chiedendo una cortesia a mia moglie se poteva mandare la macchina all'aeroporto. Mia moglie dice senz'altro, dice manderò. E mandò questo ragazzo, la Roccapietro, il lavapiatte, praticamente, il lavapiatte, che poi è diventato uomo di onore, cresciuto all'ombra del Pagino. No, il giornale così portò a carattere. No, non credo così che portò. Sia questo. Così portò il giornale. Il giornale sì, ma dico l'attività. No, il giornale, uomo di onore cresciuto all'ombra del Pagino. Comunque, andiamo avanti. E allora mandò la macchina all'aeroporto a Caltanissetta per levare questo signore. Questo signore all'aeroporto si fece accompagnare a Caltanissetta. Arrivato a Caltanissetta, non ebbe la delicatezza di scendere dalla macchina e farsi 200 metri a piedi. Si fece lasciare proprio davanti il tribunale, anzi come non entrò in aula, in macchina, io non me lo so spiegare, forse non poteva entrare. Mare allora senza sirena. E succede la fine del mondo. La macchina di Greco a Caltanissetta sfida lo Stato, si è scritto, sfida lo Stato. E io ero in montagna col muro, ho chiesto al muro, ma tu hai sfidato lo Stato, non mi diede risposta. Questa è la situazione. Questo si è detto. E quella della pista di atterraggio non la sa lei.
che io avevo la pista di atterraggio e viaggiavo in elicottero, non l'ha sentito, certo lo sapeva pure. Avevo la pista di atterraggio e viaggiavo in elicottero e in montagna viaggiavo con un povero mulo. E da quel momento l'ho chiamato elicottero e si chiama elicottero il mio mulo, perché viaggiavo in elicottero. Senta, il cognato di La Rocca Pietro fa pure l'autista per lei? L'autista dal ragazzo cresciuto in casa nostra. Si chiama? Milicia Pietro, poveraccio, si trova in galera. Uno che ha zappato una vita ha zappato quel povero ragazzo, è cresciuto in casa nostra. Senta, Galati Antonino? Antonino Galati, dipendente suo? Sì, sì, tutta una vita ha passato da noi. Ha una casa di abitazione all'interno del fondo Favarella? Sì, sì, sì. E ci può descrivere in relazione all'ubicazione del fondo questa casa dove si trova? Ma poi, sì. Ma quando ci andremo? Ma sì, se per caso sì. Non ci dovessimo andare, lei no, ci no, può no, dare... No, andiamoci a vedere, è molto importante. Mi deve scusare. Allora, riserviamo questa domanda. Comunque la casa è all'interno dell'abitazione. Perché, sì. Lo dico, perché Contorno avrebbe detto che vicino alla casa di Galati Antonino avrebbe visto in funzione nel fondo Favarella la raffineria di eroina con odore acre che veniva da lì dentro. L'odore. Sono sicuro che io e Filippo che lavoravano. Sì, sì. Ecco perché la motivazione. Gliene siamo grati, ma noi abbiamo fatto una domanda di carattere generale. Andiamo a vedere, tante cose saranno delle tigri di carta. Quindi ecco il motivo del ma non senta, mi veniva in ma mente. Senta, io le dico una cosa. Per evitare di dimenticare poi, dato che c'è l'istanza dell'avvocato Gallina, dell'avvocato Mirabile di ispezione dei luoghi da parte della Corte, è meglio acquisire i pareri. Quindi parte civili e pubblico ministero sono pregati di esprimere il loro parere. L'ispezione, andiamo a vedere. La Corte la parte civile si rimette alla Corte, pubblico ministero. Non si oppone, Presidente. Non si oppone il pubblico ministero. Va bene, così evitiamo di... La Corte si riserva naturalmente, sì. Perfetto. Tanto evitiamo di dimenticare poi. La difesa ringrazia, signor. No, allora continuiamo. Teresi Domenico lo conosce, Mimmo Teresi. Teresi Domenico. Teresi Girolamo. Teresi Girolamo. No, no, affatto. Il fatto di Mimmo che mi. Sì, no, no. Mimmo Teresi, non l'ha mai conosciuto? No, no, no. Senta, io conoscevo un gruppetto di Teresi che frequentavano il tiro a volo. Frequentavano il tiro a volo, un gruppetto di Teresi. Anzi, c'era un ragazzo che tirava bene. Poi uno morì che tirava pure benissimo. Un certo Giovanni morì. Questi conoscevo. Perché ci sarebbero agli atti tanti rapporti e incontri che lei avrebbe avuto con Mimmo Teresi? No, no, no. E dopo la morte di Bontade. Non lo conosco. L'avrebbe sconsigliato di frequentare l'Inserillo Teresi sarebbe stato seguito mentre si incontrava con l'Inserillo presso il deposito di ferro alla circonvallazione. Non lo conosco. Quanto dice Teresi, cioè secondo quanto dice Contorno, per averlo riferito dal Teresi, lei avrebbe nominato come reggenti Pullarà Giovanni e Pietro Lo Iacono, reggenti della non famiglia conosco, di Santa Maria. Non li conosco. Agate Mariano lo conosce? Come? Mariano Agate. O Agate. Agate. Sì. Ma che? No. Te lo conosci? No. Di Mazara del Vallo, qualcuno di Mazara del Vallo non che sia venuto al fondo Favarella. Non conosco nessuno di Mazara del Vallo, non sono stato mai a Mazara del Vallo. No, ma sarebbe venuto a Favarella, secondo... Non lo conosco, secondo Contorno, che sì. È Contorno che dice che... Sì. Contorno. Perché suo fratello veniva chiamato il senatore? Ce l'ha già spiegato stamattina. Sì, si interessava di politica lei, di politica. Lei qualche soprannome ha avuto pure? Come? Qualche soprannome lei l'ha... No, io mai, a 57 anni, la fumata bianca papa. Questo.
Senta, per quanto riguarda il fondo Verbum Caudo, vero è che lei ha un altro processo, però siccome sono degli elementi che sono portati in questo processo sotto il profilo accusatorio, se lei non ne vuole chiarire perché le manca la sua agenda, possiamo lasciare il discorso così. Però, ma guarda, c'è un processo a parte. Sì, ma il processo riguarda un altro reato. C'è un processo a parte che a me interessa chiarire, perché c'è coinvolta mia moglie, se figura se a me interessa chiarire. Sì, d'accordo. Quindi, quando sarà, risponderò. No, il problema è questo, che qui si colgono dei collegamenti tra lei e Di Maro Domenico, che viene considerato un appartenente alla nuova famiglia organizzata, no. Per cui dei contatti con la banca Fabrocini o con tutto un mondo del napoletano che è sotto inquisizione per altri versi da altre autorità. Ecco perché io le chiedevo se lei voleva parlarne. No, ma io le posso dire che a denaro io non lo conosco, a questo denaro non lo conosco. Di Maro Domenico. Di Maro? Le avrebbe restituito assegni per qualcosa come 300 milioni, quindi... Ma l'assegno che io l'ho avuto di... Cocozza si chiama. Cocozza, sì, ma Cocozza è morto a Marsiglia il 7/2/1980. Ma quando quindi... me l'assegno naturalmente era vivo, poi poverino è morto, ma l'assegno lui me l'ha dato. Sì, Cocozza. Le ha restituiti. Infatti poi l'assegno era senza nome e chi l'ha fatto non sapeva a chi lo doveva dare. Di Maro ha detto che conosce Greco. Scusi, facciamo un controinterrogatorio all'americana. Sì. Quando potremo lo faremo. Sì, al più presto, quando riformeranno il codice procedurale. Allora, se conosce Nunzio Barbarossa. Nunzio Barbarossa l'ha mai conosciuto? No. Ha avuto rapporti economici sempre col Salvatore Cocozza, che sarebbe lo stesso che le ha dato i 350 milioni. Mi deve scusare, non mi sento completamente. Dunque, Nunzio Barbarossa ha chiesto il Corriere della Sera se lei conosceva Nunzio Barbarossa, avrebbe avuto rapporti economici con questo naro. Salvatore Cocozza, non lo so, se avevano un rapporto non lo so, che posso dire? L'avvocato Chiaracane lo conosce? No, assolutissimamente no. Gli avvocati io conosco da 40 anni a questa parte, l'avvocato Vassallo. Ma non abbiamo mai avuto rapporto professionale, va. Un amico dal ragazzo e siamo stati sempre buoni amici. Tutto qui. Io l'avvocato Chiaracane non lo conosco. Si doveva interessare, secondo l'accusa, per la scarcerazione di Pietro Marchese, Giovannello Greco e Antonio Spica, per suo interessamento, dico, secondo l'accusa. Anche l'avvocato Chiaracane. Quando lei è stato sentito dal giudice Falcone, pare che questo avvocato Chiaracane sia venuto ad interessarsi e a accompagnarlo presso... E c'è una testa che... Ma non esiste, signor Presidente. Io dai so. Infatti ho detto che non mettevo nessuna... Che il giudice mi ha consigliato che prenda l'avvocato. Non prendo nessun avvocato, non voglio avvocato. Quindi come mai mi accompagnò l'avvocato Chiaracane? No, che io non conosco. Uscendo non lo conosco. Non l'ho mai conosciuto. Non l'ho mai conosciuto. Ma questo avvocato Chiaracane non abita in Roccella, comunque, cioè Corso dei Mesi. Ma non lo so dove è. Non l'ha vista mai, non ha avuto occasione. No, sta in Viano Tarbato. A Palermo. No, studio in Viano Tarbato. Ma io le posso dire una cosa, signor Presidente, che la rovina dell'umanità sono certe film di violenza, film di pornografia sono la rovina dell'umanità, perché se Contorno avesse visto anziché il Pagino, Mosè, ad esempio, avesse visto Mosè, non avrebbe calunniato l'avvocato Chiaracane, nella maniera più assoluta. Ha visto il Pagino e il Pagino si vede l'avvocato. Ma qua non si tratta di calunniarlo, si tratta di sapere se lei lo conosceva e se lui... No, non lo conosco, io non lo conosco, con tutti i miei rispetti a questo professionista non lo conosco. Oppure se avesse visto panna, cioccolato e paprika, certamente. Ma se può vedere. Se fosse limitato. Se può vedere, a carattere familiare, a carattere familiare.
Senta, per quanto riguarda le lettere anonime, lei ha detto che ci sono state delle lettere anonime che lo hanno, l'avrebbero indicato, ma agli atti io riscontro qualcosa di diverso, cioè che addirittura c'è una lettera anonima del 14, una lettera anonima, un appunto del 14/9/82 relativo a notizie confidenziali avute dai carabinieri, nel quale viene fatto una specie di organigramma delle organizzazioni mafiose, e manca proprio Michele Greco e mancano molti altri che erano ritenuti, che adesso sono imputati come capi. Quindi dico, questo discorso che le risulta da qualche punto specifico che ci sono state delle lettere anonime dove lei è stato indicato come Michele Greco e come capo della mafia o capo dell'associazione Cosa Nostra, della commissione. Se risulta, io pregherei la difesa o l'imputato di farcelo sapere. Il rapporto dei 160. Il rapporto non credo che sia una lettera anonima. Sono citate le lettere anonime, sono citate le lettere anonime come fonti. Nel rapporto dei 160. Comunque qui abbiamo un esposto anonimo dove c'è qualcosa di contrario. Non è anonimo, né in senso positivo né in senso negativo. L'anonimo resta anonimo, Presidente. La Corte li ha già eliminati dagli atti, quindi. Presidente, però scusi, le fonti confidenziali l'imputato ha non parlato. Rivelate rimangono. L'imputato ha detto che la sua rovina nasce da delle lettere anonime inviate nel 1982. So già che la contestazione è stata fatta dalla signoria vostra. Però ricordo all'imputato che già nel 1981, subito dopo l'omicidio di Bontate, interrogato di Gregorio Salvatore, fu lui a fare per la prima volta il nome di Michele Greco quale capo della mafia palermitana, cioè risale ad epoca antecedente alla lettera della, della zona. Se consente, sulla, sì, se, ecco, se consente, sulla zona delineata da un zona, muro addirittura si parla. Poi c'è il nome di Michele muro. Greco. Adesso pigliamo la fonte, pubblico ministero. Sì, sì, no. Che non la posso vedere per effetto. No, è però effettivamente la zona, vero, sulla zona. La zona, insomma, esce per, fuoriesce il nome per la prima volta. 60. Se vogliamo precisare questo, per la di Gregorio. No, che tu hai detto Capomani, mentre non dice Capomani. Ecco, possiamo leggere appunto, alla pagina 414. Sì, Don Michele Greco, dunque, per quanto ho avuto modo di osservare e di sapere, la famiglia vicina ai Bontate sono i Levantino che abitano nel Baio Bontate, i fratelli Mondino, Benedetto e Michele, e di Greco. Di questi ultimi, in particolare, Don Michele Greco, che è responsabile di una cooperativa dove vengono ammassati i limoni, ed ha un solo figlio a nome Giuseppe che frequenta l'università. L'identificazione mi pare esatta. Don Michele Greco è il responsabile della zona che va da una corsia di Vioreto verso Villabate, mentre Stefano Bontate era il responsabile della zona che va dall'altra corsia di Vioreto Nuova verso Villa Grazia e Falsomiele. Questo è l'elemento. Sì, sì, esatto, ecco. Non era il capo di Palermo. Sì, sì, ha ragione, esco della zona. Cosa rispetto al capo della commissione? Soltanto una corsia. Sarà una corsia preferenziale comunque. La corsia preferenziale. Senta, Croce Alfredo è figlioccio di Croce Alfredo è figlioccio di suo fratello? Di mio fratello. Sì, il senatore. Sì. Il pubblico ministero deve fare domande. Sì. Sì. Scaduto Giovanni. Lo conosce? Come? Scaduto Giovanni. Mio nepote. Come è suo nipote? Che sposò la figlia di mio fratello. Quindi sì, il genero di Salvatore Greco. Sì, sposò mio nepote. Perché secondo l'accusa sarebbe stato messo da lei a capo della famiglia di Bagheria. E io come impiegato di banca lo conosco. La Rosa Antonino era solito accompagnare suo figlio? Ma la Rosa Antonino veniva qualche volta lì a casa dal ragazzo, prima che lavorasse da noi. La Rosa Antonino, qual è la Rosa Antonino? La Rosa Antonino, l'imputato, sì. Il coimputato? Sì. E la Rosa Giovanni lo conosce?
La Rosa Giovanni. La Rosa Giovanni? C'è la Rosa Giovanni che c'è, fino a quando io ero in campagna, che ci teneva la manutenzione nelle cabine, nei pozzi, che era un bravissimo meccanico, un grande meccanico. Ora non lo so più, 4 anni che mancano, non lo so. Senta, secondo un altro elemento che risulta agli atti, Stefano Bontade le avrebbe chiesto di prendere contatti con i titolari della cereria Ganci per convincerli a cedere questa cereria a Pietro Vernengo, che la doveva utilizzare tramite i suoi cognati per un laboratorio di vernici. Lei è mai stato interessato non da Stefano Bontade per intervenire? Non necessariamente, nel senso negativo. Ma non esiste, ma sono delle calunnie, delle infamie insopportabili, inverosimili. Non esiste, la cereria. Ma che cereria? Beh, un contatto con una persona che può anche vendere o... Ma io discorsi con Stefano e parlavamo o di cano, o di caccia o di agricoltura, che mi faceva tante domande sull'agricoltura perché modestamente potevo rispondere. Castellana Giuseppe ha detto che è suo cognato. Mio cognato, fratello di mia moglie. Viene indicato come capo decina e sarebbe stato mediatore dell'acquisto del terreno da parte del contorno, da Conte Filippo. No, non lo so questo. Non lo sa. Sconosco completamente, a me che interessa del terreno del Conte Filippo. No, il problema è questo, che secondo il contorno, tramite Stefano Bontade, per poter acquistare questo terreno era stato chiesto il permesso a lei perché ricadeva nella sua zona. Ma è pazzo e bugiardo, perché da noi si usa. Quando si deve vendere un pezzo di terreno, chi è interessato va a chiedere a quello che c'è accanto. Ti interessa? Dice, mi interessa, e se ne va. Tutto qui, dice, non mi interessa, e se lo compro. Queste usanze ci sono fino a tuttora a me. E questo poi è diventata legge dello Stato, mi pare. Questo si usa. Visconti Antonino, Visconti Ludovico, la Rosa Salvatore, Spera Benedetto, li conosce? Non li conosco. Che secondo taluni elementi si incontravano nel fondo Favarella per impegnarsi non nel tiro a segno. Non li ho mai visti, non li ho mai visti. De Mezzagno conosco, Ammilice, che una vita al lavoro, e di un ragazzo la Rocca Pietra. Calderone... Poi c'era un altro Ferrara Pietro, poveretto del morto, che lavorò tutta una vita da noi, pure di Belmonte Mezzagno. La Rosa Salvatore, ma non abbiamo parlato di Belmonte Mezzagno, perché lei fa riferimento a Belmonte Mezzagno? Così ha detto lei. Io ho parlato di Visconti Antonino, Visconti Ludovico, la Rosa Salvatore e Spera Benedetto. Non ho detto sempre di Belmonte. Il giornale, non lo riporta sempre il giornale. Allora lo sa lei che sono di Belmonte Mezzagno, certo, per coscienza. Sempre. La Rosa Salvatore sa anche che è ex sindaco di Belmonte Mezzagno, allora? Non lo conosco. Sempre dai giornali? No, non lo conosco io, non lo conosco. L'ho letto sui giornali, ma non lo conosco. Francesco Ferrara Di Pietro è parente suo? Sì, cugino. E Anello Angelo lo conosce? Anello Angelo. No. Francesco Ferrara Di Benedetto, che è cugino di Francesco Ferrara Di Pietro. Cugino mio. Pure cugino suo. Sì. Calderone Antonino, l'ha mai conosciuto? No, non lo conosco. Calderone Antonino è originario di Catania. Non lo conosco. Sarebbe Catania io conoscevo ai tempi, quando frequentavo il tiro alcune tiratori di Catania e poi di altra gente non ne ho mai conosciuto. Non è che tra questi tiratori c'è Netto Santa Paola, no? Tra questi tiratori, dice il pubblico ministero, mi suggerisce, vuole sapere che se c'era pure Nitto Santa Paola, ma non credo che frequentasse il tiro al volo, andava a caccia Nitto Santa Paola. Come non cacciatore? Non lo conosco. Non lo conosco? Non lo conosco. Non mai conosciuto. Passiamo alle parti civili e al pubblico ministero. Se le parti civili vogliono fare domande. 87? Vabbè, ultimiamo questo interrogatorio. Perché altrimenti poi... Gradirebbe
Vediamo, insomma, speriamo di poterlo ultimare, poi eventualmente. 87? Sì, avvocato Mancuso. Mancuso dell'avvocatura. Pochissime domande, Presidente. Per l'acquisto del Verbum Caudo, l'imputato ci ha detto che parte del finanziamento gli fu fatto mediante prestito da tale Cucuzza o Cocozza Salvatore che lui conosceva. Cocozza, si pensa. Ora, poiché gli assegni, peraltro, sono tratti direttamente da Di Maro Domenico e direttamente intestati alla SAT, volevo sapere se al Cocozza, per garantirlo, per garantirgli la restituzione, rilasciò qualche cosa, un contratto o qualche altra cosa. Lei al Cocozza ha rilasciato qualche... una scrittura, un contratto? No. Una cosa soltanto no, per... No, quasi amichevolmente e affettuosamente. Ebbe 350 milioni in prestito senza nessuna prova, soltanto amichevolmente, non insistette per dare una prova. Ha sentito? No. Non ha insistito per dare una prova di questi 350 milioni che le erano stati dati. Ma quando me li ha consegnati, Cocozza o Cucuzza? Cocozza, si sembra. Cocozza o Cucuzza, la stessa cosa. Quando me li ha consegnati, io volevo dare qualche documento, dice no, non occorre, assolutamente. Si contentò della sua parola. Ma lui dice non occorre, questo, che potevo fare? Presidente, ma ha restituito al Cucuzza questi 350 milioni? Certo che li abbiamo restituiti in uno spazio di tempo che io non ricordo esattamente, nel mio diario avevo scritto tutto. Presidente, ma in che modo avvenne il pagamento? In contanti? Il pagamento come avvenne? In contanti? In contanti e in assegni pure. Ma ripeto, io non posso essere proprio più preciso. Chiaramente esatto e preciso. Vediamo di trovare questo diario. Ma li abbiamo restituiti in contanti, in assegni e tutto quanto. Io avevo tutto registrato nel mio diario. A chi sono stati? Ma pare che assegni non ce ne siano a nome di Cucuzza. Dice che assegni non sono stati rinvenuti. Non ricordo, signor Presidente. Presidente, il giorno 6 maggio 80 l'imputato ha tratto 3 assegni da 50 milioni, i quali all'incirca nella stessa data, cioè dopo 15 giorni, sono stati tutti e tre incassati da Di Maro Domenico, mediante una sola girata che non è uguale nei 3 assegni. Quindi si presenta strano questo fatto che questo Di Maro, che l'imputato non conosce, prima gli rilascia degli assegni, poi riceve degli assegni nello stesso periodo e non attraverso la stessa persona. Può spiegarci in che modo questo Di Maro era o emittente o destinatario degli assegni del Michele Greco che non lo conosceva? La domanda a Di Maro facciamola fare, no? Se l'imputato può chiarirci come mai così rapidamente i 3 assegni attraverso 3 diverse strade arrivarono in mano a Di Maro visto che non lo conosceva. Lei ha sentito questa domanda? È una domanda articolata, perciò... No. Non l'ha sentita? No. Qualche cosa così, esattamente. Dunque, in che data sono questi assegni? Gli assegni sono emessi il 6 maggio 80 a nome di Michele Greco e sono incassati il 20, il 22 e il 22 maggio dell'80. Dunque, sono 2 assegni. Tre assegni. Emessi in data... 6 maggio 80. 6 maggio 1980 e sono stati incassati dal... Dal Di Maro Domenico. Dal Di Maro Domenico. Si ricorda lei, può dare spiegazioni? Ma noi abbiamo mandato, abbiamo restituito la nostra cifra anche tramite l'altro che conoscevo che avevo un rapporto di affari, perché c'era un responsabile di questo debito. E quindi anche che Cocozza era morto, era dovere nostro restituire ciò che avevamo avuto. Tutto qui, signor Presidente. Però le firme di girata non sono uguali nei 3 assegni, cioè non fu un'unica persona a darle a Di Maro. Sì, almeno apparentemente. Firme di girata diverse per il Di Maro. Per il Di Maro. Questa è la domanda è questa, se lei signor ci sa dare. Solo posso ribadire che io a Di Maro non lo conosco. Solo questo io posso ribadire, nient'altro. Presidente, prendiamo atto. Conosce l'imputato Pino Savoca, Giuseppe Savoca? Giuseppe Savoca, lei lo conosce? No, non lo conosco. Detto Pino? No, non lo conosco. Ma l'imputato risulta nell'elenco degli invitati alle nozze della figlia di Savoca?
Lei è stato invitato alle nostre... No, assolutamente mai invitato da parte di nessun Savoca, mai. Il Savoca però nel suo interrogatorio conferma di aver invitato alle nozze della figlia l'imputato Michele Greco. Il Savoca, dice l'avvocato di parte civile, però ha detto che lui l'aveva invitato alle nozze di sua figlia. Che mi aveva invitato? Signor Presidente, io non sono stato mai invitato da parte di nessun Savoca, questo è quello che posso dire. Quindi abbiamo un elenco sbagliato. A nessun matrimonio, si accetta bene, veda come stanno. Abbiamo allora un elenco sbagliato e anche una deposizione falsa da parte del Savoca, dobbiamo ritenere. Due cose false. Va bene. Presidente, ultima domanda, volevo sapere che rapporti corrono fra l'imputato e Mario Prestifilippo. I rapporti credo che sia, comunque lo può dire l'imputato. Mario Prestifilippo. Sì, l'ho battezzato io. Abitano vicino a casa mia e l'ho battezzato. E dopo il battesimo? Crescere, andava alla scuola e fino a quando, al momento che io poi me ne andai, andava all'università. Tutto qui. Parentela non ne avete? No, non siamo parenti, parente no. Però i Prestifilippo sono parenti di suo fratello, Salvatore? No, neanche. No. Cioè volevo sapere se successivamente al battesimo ha avuto modo di trattenere rapporti affettuosi, di amicizia o semplicemente di conoscenza con il Mario Prestifilippo o no? Cioè se l'ha visto per l'ultima volta quando l'ha battezzato o dopo? Con questo Mario Prestifilippo sì. Poi l'ha seguito lei mentre questo... ragazzo cresceva, insomma, cresceva e andava a scuola. Quando io lo vedevo gli raccomandavo sempre studia, laureate. Se dice studio, è tutto qui. Cioè, gli voleva e bene. Ha studiato, dico. Ha studiato, ha frequentato le sì, scuole. Sì, se andava all'università, fino a quando io ero libero andava all'università. Poi ora 4 anni che mancano. Quindi lo vide fino a quando andava all'università? Sì. Va bene. Pubblico Ministero. Se conosce Ingrassia Giuseppe, Presidente. Ingrassia Giuseppe lo conosce? Pino Ingrassia, Milano. Insomma. Pino Ingrassia. Ingrassia Giuseppe, sì. Che rapporti ha avuto? Sì, sì. Che rapporti ha avuto? Non lo so. Che rapporti ha avuto con lo stesso? Mandavamo un mare di produzione a Milano e si interessava per la vendita. Che passò tutta una vita a Milano facendo lui questo mestiere. Conosce Calò Giuseppe? No, non affatto. L'ho conosciuto qui, in questa sedia l'ho conosciuto, non l'avevo mai visto. Non l'avevo mai visto. Quindi l'allicata Giovanni lo conosceva? No, sconoscevo l'esistenza di questo individuo, sconoscevo l'esistenza, ora l'ho saputo che esiste questo l'allicata Giovanni. O esisteva. L'ultima domanda che era stata accennata dal Marchese Pietro lo conosce? Io non ho capito, la domanda è stata fatta. Lo conosceva Marchese Pietro? Marchese Pietro? No, affatto. Non lo conosceva neanche? No, assolutissimamente. Nessun altro. Va bene. Non avete domanda. Allora, signor Presidente. Ah, no, un momento, deve parlare, scusate, prima che io lo dimentico c'era l'imputato Bontate Giovanni che voleva parlare. Quindi gli diamo il microfono che c'è la... Sì, grazie. Signor Presidente, volevo precisare questo, che mio fratello non si trovava in stato di latitanza e poi per quanto riguarda l'assegno del signor Greco, che non ricorda perché del 77 o del 78, è un assegno di un prestito che io ho fatto al signor Greco, quindi non c'è nessun motivo che io andavo al signor Greco e non a mio fratello, soltanto questo e basta, signor Presidente. E ci sono deposizioni in merito al giudice Falcone nel processo 81. Aspetti, che lei ha fatto al signor Greco? Sì, sì. Non che il signor Greco ha fatto a lei? No, ma ci sono deposizioni in merito al giudice Falcone del processo Spatola. Va bene, però c'è una deposizione di Michele Greco in cui si diceva il contrario, ecco perché... Naturalmente è un. Io non lo so, però ricordo pure che l'assegno del signor Greco io l'ho versato in un libretto bancario mio nell'agenzia 14 ed è proprio stato oggetto di indagine del dottor Falcone. Quello di 45 milioni. Vabbè, ma c'è 50 un altro... milioni, signor Presidente. No, quello di 45 milioni è quello della Cassa del Risparmio. Almeno così io trovo annotato. Signor Presidente, all'agenzia 14. Sì. Del Banco di Sicilia. Ce n'erano due, uno di 45 e uno di 50 milioni. Soltanto questo, signor Presidente, grazie. Sì.
Prego, parte civile, forse c'era un'altra domanda? 57? 87, sì. Vincenzo Gervasi, parte civile Giaccone. Io volevo chiedere, signor Presidente, se l'imputato conosce e i rapporti che lo stesso ha con Di Pace e Giuseppe. Di Pace e Giuseppe? Sì. Se lei conosce Di Pace e Giuseppe. Cosa fa, mi scusi, signor Presidente? Cosa fa? Perché c'è un Pace Giuseppe che abita di fronte a casa mia. Dipendente del Banco di Roma. Come? Dipendente del Banco di Roma. No, impiegato del Banco di Roma. No, no, affatto, assolutamente. C'è un Pace Giuseppe. No, non lo conosco. C'è un Pace Giuseppe che sta di fronte a casa sua. Sì, sì. Ma quello scrive con la zappa, però. No? Senta, nella... Posso inserire un minuto? Nella piazza, antistante alla sua abitazione, c'era un magazzino di agrumi che tanto tempo fa ebbe a scoppiare dove venivano conservati gli agrumi. Si ricorda di questo fatto? Sì, sì, da mio zio questo. Come si chiamava il... De Pace. Di Pace come? De Pace Luigi, il padre si chiama. Il padre, il figlio di Pace Giovanni. Di Pace Giovanni, sì. Era proprietario... Morirono due persone. Esatto. Morirono due persone. Va bene. Signor Presidente, scusi, io non avrei finito a questo proposito. Risulta, purtroppo... Sì, dica. Risulta che nelle date 17, 18 e 19 ottobre 79 sono stati richiesti assegni circolari per il complessivo importo di circa 100 milioni. Questi assegni sono stati richiesti all'ordine di Greco Michele e dallo stesso sono stati negoziati mediante versamento sul libretto a risparmio numero eccetera eccetera. È risultato che però materialmente questa richiesta l'abbia fatto Di Pace Giuseppe. Se può dire l'imputato qualcosa rispetto a questa circostanza. Ha sentito la domanda? Ha sentito questa domanda? Con lei parlo. No, sentivo parlare dietro, non so, credevo che c'era qualcuno che voleva parlare. No. Avvocato Racella, prego, prego. No, signor Presidente, se deve rispondere, però l'imputato deve rispondere, io non credo che sia... Va bene, non c'è bisogno di fare tutta questa... Scusate, io l'avvocato Racella non so di che cosa vuole parlare, vediamo un po'. Presidente, io difendo Di Pace e ho motivo di oppormi a questa domanda, sia perché Di Pace non è stato ancora interrogato, sia perché non vedo il motivo per cui la parte civile possa avere interesse. Lo diremo nel momento della discussione eventualmente. No. E la faccio dopo allora. Dopo che interesse ha in questo momento la parte civile a dimostrare una connivenza, una corresponsabilità nei fatti addebitati al Greco, che egli ben contesta, anche al Di Pace. Quindi mi devo opporre la domanda, non per paura della risposta. La vogliamo precisare. Signor Presidente, meglio. Noi siamo costituiti per l'associazione, va bene? Sì. Io insisto nella domanda, poi deciderà la Corte, il Presidente, se ammetterla o no. Non risponde vuole di associazione. Legga allora bene il capo d'imputazione, le devo dire questo, è spiacevole, ma glielo devo dire. Di Pace non risponde di associazione. Ma Greco, mi scusi, non capisco. Greco Michele mi pare che risponde anche dell'associazione a delinquere, no? Vabbè, ma non è che si teme, ma c'è una regolarità dibattimentale. Signor Presidente, io insisto nella domanda, esistono dei riscontri precisi. Chiedo che la domanda venga posta all'imputato. Io desideravo che lei la precisa. Possiamo togliere questo, insomma, evitare questi battibecchi antipatici. Io desideravo che lei la precisasse, perché poi tra le altre cose lei mi resta anche coperto da questa struttura. La domanda qual era? Allora, la domanda è questa: se risulta a verità che gli assegni circolari richiesti il 17 ottobre 1979, il 18 ottobre 1979 e il 19 ottobre 1979, con una richiesta all'ordine di Greco Michele e con distinte di richiesta firmate da Greco Michele, sono stati poi effettivamente versati dallo stesso sul suo libretto di risparmio.
Cioè sul libretto del risparmio di chi? Di Greco? Greco Michele. Questo consento chiarimento. Sì. In istruttoria è stato accertato. Però non diamo chiarimenti che danno una risposta davanti. Questo mi pare che... Tu dice, io insisterei caso. Sulla domanda, sì. Può essere soltanto posto. Dico, il chiarimento non deve avere per oggetto la risposta alla domanda, perché altrimenti è inutile mi pare che questo lo dovremmo... risultanza processuale, vi è una perizia calligrafica in atti da cui risulta che tutti i documenti bancari a firma di Michele Greco sono apocrifi. E quindi che deve sapere Michele Greco se non è stato lui a firmare il documento? Signor Presidente, allora di chi era il libretto di risparmio numero 520460/32? Lei aveva un libretto di risparmio? Evidentemente l'aveva avuto. Sì, avevo un libretto del risparmio. Dove? Presso quale? La Cassa del Risparmio, mi pare. Cassa del Risparmio. Avevo un libretto, sì. Però in quanto assegna, signor Presidente, la prego, se io posso avere il mio diario, io posso stare da mattina a sera a rispondere a tutte le domande. Ma noi no. Io così non posso chiarire niente in quanto assegna, per il mio volume di affari. Vabbè, poi le aggiungo una cosa, che sul nostro patrimonio c'è una perizia del Tribunale, ci sono due perite, e lei può riavere questa perizia. Può riavere per rendersi conto esattamente come siamo combinati noi. Signor Presidente, io insisto perché venga posta la domanda all'imputato e lo stesso dica se vuole rispondere o no. Ma ha detto no, non ha risposto. No, ha detto che sugli assegni lui non può rispondere se non ha il... Mi pare che questo sia... Va bene, comunque prendiamo atto a questo punto di quello che è successo e che non intende rispondere. Dice che, vabbè, avvocato, ma che c'entra l'avvocato Fileccia? Va bene che... Presidente, avvocato Gallina Montana, difesa di Greco. A proposito, se i colleghi consentono. Sì, pare che non consentano. Presidente, noi siamo serenissimi che una tempesta in un bicchiere d'acqua, niente, soltanto ma una piccola questione processuale. Vivacizzare un po' con l'udienza, e questo è bene, soprattutto a 1:15. Volevamo dire e annunziare alla Corte che noi produrremo il documento che nasce da una perizia disposta dal Tribunale Penale di Palermo. Lì tutta la situazione patrimoniale di Greco e della famiglia è sufficientemente illustrata. Così i nostri avversari potranno leggere quello che forse non conoscono esattamente. È una maniera di collaborare all'accertamento della verità. Vabbè, e per il diario è la famiglia che si deve attivare, la sua famiglia, per trovarlo. Perché ovviamente... Come difensore? Ah, vabbè. Non credevo che lei fosse così umorista. Posso consegnare queste due sentenze, non ero in primo grado. Allora, se vuole ci racconto.